Ben ritrovato e i miei complimenti per essere arrivato fino all'ultimo episodio. Sarà sempre diviso in due video distinti, ma in entrambi capirai l'esperienza che dovrai acquisire prima di cimentarti con successo in questa attività e vedrai tanti fattori operativi e alcuni trucchetti del mestiere per aumentare le tue probabilità di successo. Perché devi sapere che tutto il nostro team e io in primis lotteremo al tuo fianco. Perché, come hai capito dal primo video, il tuo successo sarà anche il nostro, ma avremo bisogno anche del tuo impegno per garantirci tutti un bel risultato. Questa volta iniziamo con una celebre frase di Oscar Wilde: l'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. E non ho nessun problema a dirti che anche per me è stato così. L'esperienza me la sono fatta sulla mia pelle e sui miei soldi. Vedi, io paragono spesso il trading ad un'impresa e come sai, non c'è nessuna impresa o davvero pochissime che dopo qualche mese si trovano già inutile, dopo le spese di avviamento. Bene, anche con il trading è lo stesso. È impensabile poter credere di fare profitti costanti quando si è incominciato da poco e quindi si ha poca esperienza. Fortunatamente, però, a differenza di un'impresa, non si ha il problema di fatture non pagate, deterioramento di mezzi, macchinari e infrastrutture e si riesce ad andare in utile molto prima. Inoltre, io e tutta la nostra realtà abbiamo tutto l'interesse di portarti la nostra esperienza in questa attività, così da velocizzare il processo e proteggerti, evitando che le nostre passate esperienze negative possano succedere anche a te. Pertanto, ora ti mostrerò dei passi da seguire per chi si approccia al trading e in particolare al commodity spread. Dunque, per chi ha poca esperienza nel trading, è bene che attraversi prima un periodo in demo con la quale verificare l'evoluzione di almeno 25 operazioni. Per chi invece avesse bassa esperienza nello spread trading, almeno 10-15 operazioni in demo. Una volta terminato questo primo allenamento, è preferibile approcciarsi al mercato solo con spread intramarket che non superino i 500-600 dollari di marginazione, al fine di non affrontare fin da subito operazioni eccessivamente complesse, volatili e speculative. Contestualmente, continuare sempre con la piattaforma demo a fare pratica su spread, magari a più alto impatto. Poi, solo dopo aver saputo gestire in maniera corretta le prime operazioni, si può passare ad operazioni maggiormente complesse. Successivamente si potrà arrivare a rendimenti davvero interessanti. Noi stiamo dimostrando, lavorando in reale e in diretta di fronte a tutta la nostra community, che dal 2014 ad oggi si può ottenere un rendimento medio mensile del 6%. Ora, dopo aver capito l'esperienza necessaria per avviare questa attività, ti indicherò altri fattori operativi utili. Partiamo dal concetto sempre di correlazione e di rischio, ovvero ogni singola operazione è preferibile che non sia correlata ad un'altra già aperta o da aprire. Ad esempio, se siamo già esposti su una certa materia prima, è meglio diversificare prendendone un'altra, meglio ancora se magari di un comparto merceologico differente. Ma facciamo come sempre un esempio. Con il primo spread io compro l'oro di luglio e vendo contemporaneamente l'argento sempre di luglio. Faccio un secondo spread che è molto simile, compro sempre l'oro e vendo l'argento, cambia solo la scadenza che è quella di ottobre. Ecco, in questo caso lo stop loss non può essere del 5% per ogni spread, ma essendo due spread davvero molto simili, è vero, le scadenze sono diverse, ma se andrà bene lo spread 1, molto probabilmente andrà bene anche il secondo. Viceversa, se andrà male uno, anche il secondo. Ed è questo quello che dobbiamo prima di tutto sapere e pensare. Pertanto, in questo caso, i due stop loss considerati congiuntamente dovranno avere una perdita massima del 5% del capitale.
Passiamo ora sempre ad un discorso di diversificazione leggermente differente. Vediamo nel caso 1 uno spread formato da x meno y e un secondo spread formato da z meno y. In entrambi gli spread abbiamo in comune una gamba, quella di y. In entrambi ce l'abbiamo in vendita. Certo, è possibile effettuare un'operazione del genere, però dovrai ricordarti che in entrambi i casi punti su una debolezza di y, che se non si dovesse verificare, in entrambi gli spread ti potrà mettere in difficoltà. Viceversa, nel caso 2 abbiamo x meno y e y meno z. Ecco, sarà impossibile mettere in campo una situazione di questo tipo, in quanto nel primo spread vendiamo y, nel secondo lo acquistiamo. Quindi è impossibile essere contemporaneamente long o short su una stessa gamba o su uno stesso future. Pertanto pensiamo magari di mettere in campo l'operazione x meno z, ma ricordati che questa possibilità non si può mettere in campo. Quindi non bisogna mettere a mercato assolutamente operazioni forzate, magari per tradare o operare a tutti i costi. Il commodity spread è un'operatività a medio periodo. Le operazioni che si susseguiranno resteranno in piattaforma per un periodo che va da una settimana a qualche mese. Sarà necessario quindi, man mano che si trovano delle opportunità, costruire un portafoglio di operazioni diversificato, sia con quelle operazioni in procinto di entrare, sia con quelle in prossima scadenza, possibilmente appartenenti a gruppi merceologici differenti. Tale strategia renderà il tuo portafoglio mediamente più efficiente e diversificato, facendo diminuire significativamente i drawdown e quindi le possibili perdite su base giornaliera, in quanto risulterà statisticamente più improbabile che l'andamento dei vari spread sia lo stesso. Pertanto, ci rimarrà ancora un video in cui conoscere fattori operativi e altre situazioni reali. Ciao, ti aspetto nel prossimo video!